Procede spedita verso la sua meta finale, il polo sud della Luna, la missione indiana Chandrayaan 2. Una tappa delicatissima del viaggio, iniziato il 22 luglio scorso, è stata superata con successo ieri mattina, lunedì 2 settembre. Parliamo della separazione fra l'orbiter e il modulo di discesa da 1,5 tonnellate Vikram, destinato a toccare il suolo del nostro satellite fra pochi giorni, nella tarda serata di venerdì. Separazione avvenuta correttamente, dicevamo, ieri mattina alle 9:45 ora italiana. Una volta che si sarà posato sulla Luna, Vikram si metterà al lavoro, non senza però aver prima sguinzagliato Pragyan, un piccolo rover da 27 kg che, avanzando 1 cm/s, perlustrerà la zona circostante nel raggio di 500 metri. Gli obiettivi scientifici della missione comprendono la mappatura e lo studio della composizione del suolo, la ricerca di molecole idrossiliche e di ghiaccio d'acqua e la misura dell'esile atmosfera lunare. Lander e rover dovrebbero avere autonomia a sufficienza per lavorare 14 giorni di seguito, mentre la missione dell'orbiter continuerà per un anno scandagliando la Luna da un'orbita polare a circa 100 km d'altitudine. Se l'approdo di venerdì avverrà senza problemi, l'India diventerà il quarto paese dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina ad aver posato con successo una sonda sulla Luna.